circa 34 secondi di anticipo e adesso è il contatto, ora 08 e 35 con la linea meridiana che qui ho dovuto prolungare utilizzando il biglietto perché c'è un punto di rottura. C'è una velatura in cielo in questo momento, per cui il sole è più moscio. 13.08 e 35, quindi 13.08 entra nella meridiana. Contatto esterno, vediamo di riuscire a fare anche l'interno. Qui si intravede la macchia solare, ora proprio sul bordo tra il foglietto e il pavimento. Cappello messo lì serve per schermare la luce delle finestre e lasciare soltanto l'immagine stenopeica. Questo fazzoletto che sto usando per schermare invece l'illuminazione interna fa questa funzione proprio. Il problema è che questa luce riflessa e del foro stenopeico stesso mi impedisce di vedere il bordo, com'è netto. Ecco, questa forse è la migliore condizione possibile. Il sole è quasi tangente a questa linea, che è la linea fiduciale del 25 agosto. Vediamo se con quest'altro ingrandimento riusciamo a prendere il tempo d'ingresso. Contatto con il nero 322, 321 e mezzo. Non è soddisfacente il visus. Deve essere molto disassato per vedere qualcosa, però neanche troppo. 345 contatto con il centro del nero. Anche l'esterno del nero poteva essere preso 407, ma non l'ho preso. Quattro e 49 è il momento della simmetria. Il quarantanove
49 dell'orologio del video. Quarantaquattro e mezzo, quindi 24 e mezzo, 13, 13, 24 e mezzo. Cinquantasei e mezzo, 13, 13, 56 e mezzo l'ingresso nel nero del bordo est. Adesso il secondo contatto nel nero. 5,50, che sarebbero nell'orologio le 13, 14 e 20 e 16. Uscita 13, 14 e 40, 6 e 15. Condizione dell'immagine permette di vedere la macchia solare che adesso metto sullo 0 di 00. Ora sta a sinistra di quello zero, qui. Contatto 7,15 con l'esterno. Ci si avvia alla fine del passaggio meridiano con l'immagine del sole che è stata tangente proprio alla tacca nel suo bordo settentrionale. La macchia si trova nel bordo meridionale, nell'emisfero sud del sole. La macchia attualmente al centro del sole, grande. Vediamo se se ne vedono delle altre. Sì, si vede bene all'altezza di questo oggetto un po' più in basso qui una macchia che sta vicino al bordo ovest e poi la macchia principale che sta vicino al centro, in questo momento appena sotto quella macchia della costruzione, e non se ne vedono apparentemente delle altre sul bordo. Ora sta uscendo il sole, quindi due macchie solari visibili a questa meridiana a foro stenopeico, entrambe sono nell'emisfero meridionale del sole. Ecco l'uscita da un bordo non proprio tagliato con l'accetta. Ecco, adesso 9,20 e mezzo, 9,21. E vediamo lo scattare delle 13. E 18, che poi sincronizzeremo con il tempo universale per avere una misura al decimo di secondo. Sto facendo ombra con lo stesso telefonino per
per creare un contrasto migliore per la visione delle macchie. Palazzo della Ragione, domenica 25 agosto 2024. Meridiana, aforo stenopeico di Bartolomeo Ferracina, di cui ieri era l'onomastico, da Bassano del Grappa. Grazie per l'attenzione. Siamo a 6,35 m dalla base del foro stenopeico.